Sono Massimo Bondioli, presidente dell'Associazione Amici di Emmaus di Piadena. Ecco, in che cosa consiste l'attività di questa importante e conosciuta associazione? La nostra associazione, che è stata fondata nel 1994, quindi l'anno prossimo compirà 25 anni, è un'associazione che fa parte del movimento internazionale Emmaus, fondato dalla Abbé Pierre in Francia nel 1949. È un movimento che si basa essenzialmente sulle comunità di accoglienza, comunità che accolgono persone in difficoltà e che tentano di ritrovare un loro cammino, un loro percorso di vita. Anche noi gestiamo una comunità di accoglienza a Canove de Biazzi, nel comune di Torre de Picenardi. È una comunità che accoglie 14 persone e che si mantiene attraverso la nostra attività, che è la raccolta di cose usate che la gente ci dona e che poi vengono rivendute all'interno dei nostri mercatini dell'usato. È un'attività importante perché ci consente la totale autonomia e autosufficienza dal punto di vista economico. Infatti la nostra associazione, come tutte le altre associazioni Emmaus italiane, non chiede nessun contributo pubblico per il funzionamento della comunità. Ecco, avete aperto anche un punto a Cremona. Sì, oltre allo storico mercatino di Piadena, oggi specializzato negli indumenti, e al grande mercato di mobili, oggettistica, libri che si trova qui a Canove de Biazzi, abbiamo da un paio d'anni la gestione, il Comune ci ha affidato la gestione del centro del riuso che si trova in via dell'Annona, nella sede dell'ex mercato ortofrutticolo. Centro di riuso che è aperto il mercoledì e sabato mattina dalle 9 alle 12, e presso il quale i cittadini di Cremona possono conferire i loro oggetti e altri possono venire ad acquistarli. Qui siamo nel mercatino solidale dell'usato di Canove de Biazzi. Ecco, vedo che ci sono molte cose, ci puoi illustrare un attimo? Sì, all'interno di questo mercatino c'è un po' di tutto, mobili, molti mobili, abbiamo apparecchi elettrici, lampadari, oggettistica, cose per la casa, libri, insomma veramente si può trovare qualunque cosa. Naturalmente noi raccogliamo cose che siano ancora in buono stato e riutilizzabili. Il mercatino è aperto 3 giorni alla settimana, il martedì pomeriggio, il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 19 e il sabato al mattino dalle 9 alle 12 e al pomeriggio sempre dalle 14.30 alle 19. E, ripeto, il mercatino non è la finalità della nostra associazione, ma è il mezzo che ci consente di perseguire i fini statutari, che sono la gestione della nostra comunità di accoglienza e l'attivazione di tutta una serie di iniziative e di campagne, di incontri che hanno come scopo quello di diffondere una cultura dell'accoglienza, una cultura della solidarietà, della non violenza e della giustizia. Ecco, quanti sono i volontari che coinvolgete? Allora, abbiamo una 40 di soci, e una 20 attivi, alcuni molto attivi, e è un nocciolo duro di volontari che lavora da molti anni con impegno notevole, perché si tratta di tenere aperto appunto 3 mercatini durante tutta la settimana e poi di accompagnare le attività della comunità, di partecipare agli incontri del Movimento Emmaus, di organizzare iniziative sul territorio, quindi sono un lavoro notevole. Molte cose le facciamo in rete anche con altre associazioni, quindi siamo aperti anche alla collaborazione con altri. Siamo contenti. Ecco, naturalmente ci mancano i giovani, vorremmo rinnovare il nostro gruppo di soci e con persone giovani, ma oggi è difficile, insomma. No. Ecco, la prossima importante iniziativa che avete? Allora, avremo il 15 e 16 di settembre la nostra tradizionale annuale vendita straordinaria. Terremo aperto sabato e domenica il nostro mercatino di Canove de Biazzi ed esporremo
cose particolari, cose vecchie, cose particolarmente belle, che abbiamo tenuto da parte nel corso dell'anno. Ecco, quindi è un'occasione per trovare questi oggetti, un'occasione per venirci a trovare, è un'occasione per acquistare da noi facendo solidarietà. E acquistando usato, non bisogna mai dimenticarselo, si rende un grande servizio anche all'ambiente.